Enrico Merlin, siamo qui a parlare di qualcosa che ci è molto caro, a me in modo particolare, ma credo anche a te. Ovvero di quel disco pazzesco, perché secondo me è uno dei dischi. Adesso sei stato tu a instillarmi le classifiche, per cui ti cucchi questa mia collocazione fra i 10 dischi jazz più importanti della storia, secondo il mio parere. E stiamo parlando del concerto di Colonia di Keith Jarrett. Allora, se non sbaglio, era il 24 gennaio 1974, se non sbaglio. 75. 75, ecco, vedi, vedi. E vedremo fra un attimo perché, perché secondo me è importante per l'alchimia tecnica che ne è uscita, ma ovviamente prima ancora per la musica che contiene, che è la, a mio parere, dopo tu sarai obbligato a smentirmi se necessario, la quinta essenza del jazz, nel senso che è la improvvisazione eletta a forma classica e definitiva, non so come spiegarmi, cioè lui è partito e pare che sia proprio così, è partito da quel motivetto dell'avviso della campanella della sala di teatro che gli ha ispirato la prima melodia e da lì ha infilato 66 minuti di musica conseguenziale e frutto degli incastri all'interno della sua testa fra armonie, melodie, variazioni, modulazioni e chi più ne ha più ne metta. Mi rendo conto che sto parlando troppo, per cui ti passo la parola già su questo primo punto, per sentire dalla tua autorevole opinione quante fesserie ho detto. No, 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 no. Allora, quella della campanella non lo so, però potrebbe essere effettivamente. Allora, ciò che è sicuro, mi piace questa tua definizione. Allora, a noi piacciono le classifiche, ma perché lo facciamo un po' in una maniera così giocosa, diciamo che sicuramente sia io che te abbiamo dei riferimenti assoluti e molti dei quali sono anche in comune, nel bene e nel male. Le classifiche sappiamo che sono anche figlie della nostra emotività, talvolta del momento. Io dico sempre che io ho tre classifiche, ho in testa tre tipologie di classifiche, cioè quella dei dischi che mi sono stati fondamentali nella mia formazione di musicologo, musicista, compositore, eccetera, eccetera, che quindi sono già tre diverse. Poi ci sono, perché sono le sotto poi. Classifiche. Poi quelle dei dischi che io ritengo importanti per l'evoluzione della musica, ed è per quello che ho scritto il volumetto che tu ben conosci, I mille dischi per un Ecco, il secolo. volumetto è una definizione un po' sfiziosetta, il volumetto sfiziosetta, un tomo da 800.000 pagine e dal peso improbabile. Sì, si può usare Ok. come fermaporte, è molto utile. Esatto. E poi invece ci sono i dischi che magari in questo momento, cioè per un momento particolare della vita, magari anche cose molto vecchie, tipo ti risalta fuori un'egira di Joni Mitchell che ogni volta che lo metti su ti riempie il cuore, e anche se lo conosci a memoria, non sai perché. E il concerto di Colonia appartiene sicuramente a questa tipologia. Quando ritorna nella mia vita, ci ritorna per starci per diverso tempo. È difficile che quando lo rimetto su, cioè ogni volta mi accorgo di cose meravigliose e che mi emozionano. Io non so se sia propriamente definibile un disco di jazz secondo i canoni estetici di quello che il jazz rappresenta secondo la maggior parte dei carciofi che ne definiscono i confini e le cornici. Sicuramente ha tutto lo spirito del jazz, perché anzi ne è l'epitome, perché è un disco di totale improvvisazione, dalla prima all'ultima nota. Esatto. E questo, secondo me, è un plus valore straordinario da un punto di vista, perché non esistono normalmente jazzista improvvisa su una melodia data, su una progressione di accordi che è stata prepensata, mentre invece qui siamo in fronte a quella che io definisco veramente una forma di improvvisazione totale. Però su questo, come sai, e come sanno probabilmente molti dei nostri spettatori, vi sono come dire, discrepanze interpretative. Perché
l'improvvisazione totale di solito viene associata a quella musica che faceva Cecil Taylor, che facevano nella ACM, cioè l'Art Ensemble a Chicago, che ha fatto tutta un'avanguardia europea degli anni 70, cioè di salire su un palco, Derek Bailey anche, no? Se vogliamo pensare, salire su un palco e praticamente o con sottili cose come era Derek Bailey, che magari faceva semplicemente delle cose minime con gli armonici, eccetera, eccetera, oppure vomitare, come faceva il Willenbrouwer Collective, sul pubblico dell'acciaio infuocato, no? Musicale. Allora, invece qui l'idea dell'improvvisazione totale sta proprio nel discorso quasi più intimo, cioè del fatto di mettersi di fronte a un pianoforte e in fondo, in qualche maniera, so che qui mi attirerò le ire di qualche appassionato dei più oltranzisti, ma mettersi in una relazione di totale libertà. Perché, come tu sai, nell'avanguardia più estrema, mettere più di tre note nella stessa tonalità è considerato un crimine contro l'umanità. Certo. Senti, posso interromperti? Perché mi sono reso conto che ti mancava questa nota, che però è importante per tutto il discorso che stiamo facendo. E, del resto, l'intervento che sto per fare era previsto, cioè ricostruire un minimo di aneddotica di partenza che ci porta a quello che stai dicendo. E quindi ricostruiamo innanzitutto appunto questa aneddotica di come siamo arrivati a questo concerto. Innanzitutto Keith Jarrett aveva realizzato la sera prima un concerto a Zurigo. Era insieme a Manfred Eicher, che era già il suo produttore, e per un disguido che non è chiaro se hanno sbagliato, se hanno cancellato il volo, eccetera, fatto sta che si sono dovuti imbarcare, finito il concerto, in macchina 650 km d'inverno da Zurigo a Colonia. Hanno viaggiato tutta la notte ed è arrivato che già un po' gli giravano le scatole. Inoltre lui aveva chiesto un Bösendorfer Gran Coda che sapeva essere presente nella sala di Colonia dove avrebbe suonato, però questo Bösendorfer era stato dato in prestito per un altro teatro, per cui si è ritrovato il muletto, cioè un mezza coda, sempre Bösendorfer, però diciamo il pianino che veniva usato per prove minori, eccetera, per di più completamente scordato. Lui è arrivato, si è seduto, ha detto: signori, con questo qua io non faccio il concerto, per cui o mi procurate un gran coda vero oppure io non suono. A questo punto l'organizzatrice, che era una giovane, aveva 20 anni l'organizzatrice, si è vista il mondo crollare addosso, ha detto: non è possibile, dobbiamo ridare i soldi dei biglietti, non puoi piantarmi qua. E pare che avesse cercato un altro pianoforte, però c'erano dei costi e dei rischi nel trasporto tali per cui bim bum bam, fatto sta, chiamano l'accordatore, questo si mette a lavorare tutto il pomeriggio per cercare di riportargli il pianoforte perlomeno in condizioni decenti di accordatura e di intonazione. Nel frattempo arriva a cena, loro vanno a mangiare e lui torna poco prima che entri in pubblico e dice: va bene, giusto perché sei te, non ti voglio mandare in rovina, facciamo sto concerto. Perché tutta questa tirata? Per dire quanto lui fosse mal disposto verso questo concerto e non avesse proprio la più pallida idea di come svilupparlo questo concerto. A questo si aggiunge che lui ha sempre detto, e questo credo tu lo sappia, lui è della teoria di mio papà, cioè della musica che è nell'aria, e quindi la musica non siamo noi a crearla, ma siamo noi dei recettori della musica che esiste, che già c'è, e noi musicisti dobbiamo tradurla in una realtà sonora. Quindi questa posizione è molto importante, secondo me. Ripeto, la conosco molto bene perché anche mio papà la vedeva così, e cioè di una musica preesistente all'autore. L'autore è solo uno scopritore, in realtà non un autore, ma uno scopritore e un traduttore della musica che percepisce nell'aria. E arriviamo a questa cosa che è vera, perché l'ha riconosciuto anche lui. La sera del concerto lui si è messo completamente svuotato alla tastiera e c'è stata una pausa prima di iniziare, abbastanza lunga. E a un certo punto gli arriva in orecchio questa musichetta, che corrisponde alle prime 4 note che lui suonerà, che pare fosse proprio il refrain della campanella di ultimo avviso per gli spettatori che sta iniziando il concerto.
Ed è questa la musica nell'aria, secondo me, che ha dato lo spunto. Quindi è vero che lui non aveva nessuna idea ed è tutto improvvisato, però probabilmente è partito da queste quattro note, che ripete quattro volte, se non sbaglio, o tre, e da lì poi parte il fiume in pieno dell'improvvisazione. Allora, diciamo che innanzitutto questa questione della musica che passa attraverso e che esiste, io e tuo padre saremmo andati molto d'accordo, perché neanche a farlo apposta, nel mio Mille dischi per un secolo, nell'introduzione scrivo: e a un certo punto si scopre che la creatività è molto più interessante di qualunque altra cosa, anche se va ricordato che il creativo non è mai creatore, al massimo è un'antenna che riceve e trasmette un segnale. Perfetto. Più l'artista è ricettivo, più il segnale ritrasmesso sarà potente ed efficace. Eh beh, esattamente. Quindi io e tuo padre non abbiamo mai parlato di questa cosa, quindi vuol dire che probabilmente minds alike, things alike, dicono gli americani, no? Menti simili, certo, alla fine arrivano a conclusioni comuni, no? Allora, secondo me, allora, diciamo che questa è la prassi abituale di Jarrett nel concerto in solo. Consideriamo che Jarrett arrivava prima dall'esperienza del quartetto con Charles Lloyd, straordinario, che condivideva con, in cui condivideva l'esperienza con il batterista Jack DeJohnette. Poi Jack entrò nella band di Miles Davis e Keith Jarrett doveva già essere parte del cast di Beaches Brew, ma per questioni di tournée, eccetera, non riuscirono a mettersi d'accordo. Per cui DeJohnette e Jarrett non ci sono in Beaches Brew per quel motivo lì, perché erano già occupati da altri impegni con Charles Lloyd. A quel punto, però, Jarrett poi entrerà nella band di Miles, dove per due anni, oltre due anni, suonerà un piano elettrico, tastiere elettroniche che lui ha sempre odiato di per sé. Ma mentre è con Miles, già registra il disco Facing You, che è il primo disco che lui fa per l'ECM, che è un disco in solo piano, e poi il disco in duo con DeJohnette, Ruta and Itia. A quel punto lì, Jarrett inizia a concepire un modello di improvvisazione totale che prevede appunto il fatto di salire sul palco, prendersi qualche momento di concentrazione e praticamente dire alla musica: adesso fai tu. Esatto. Ogni concerto di questa, sapete che si dice che Eicher abbia registrato più di 200 concerti di Jarrett che abbia in archivio, eccetera, eccetera. Io non lo so se sia vero, di sicuro ce ne sono tanti, perché continuano a saltarne fuori. Come sapete ormai, purtroppo Jarrett è stato vittima di due ictus, uno in fila all'altro, quindi la sua metà del suo corpo è praticamente paralizzata, lui non potrà mai più suonare, può suonare solo con una mano sola, e quindi sta per compiere 79 anni il nostro certo uomo. Quindi allora, però Jarrett, se voi ascoltate le varie registrazioni di un tour, se prendete il Sunbird Concert, che sono tutta una serie di concerti giapponesi in un box che ECM pubblicò molti anni fa, vi rendete conto che, per quanto misterioso possa sembrare e magico, non ci sono due sere dove lui utilizzi lo stesso materiale melodico per creare paesaggi sonori che possono durare anche 70 minuti, 90 minuti. Questo fondamentalmente ci dimostra come lui fosse in grado di attingere ad una area X. Io non credo che la musica sia una sorta di entità che pone la mano sul capo di un musicista e gli dice: tu questa sera sarai il mio profeta. Però assolutamente il fatto di porsi in quest'ottica, che fra l'altro è di derivazione della cultura sufi, Robert Fripp pensava la stessa cosa, anche Franco Battiato pensava la stessa cosa, cioè accedere a questo mondo attraverso quello che apparentemente sembra essere un grande ego, cioè dici: io ho un ego così mostruoso, così ipertrofico, che nemmeno preparo una scaletta per il concerto, mi metto nella condizione di suonare e sicuramente funzionerà. Invece vi posso garantire, per quelle che sono le mie minuscole, infinitesimali capacità rispetto a questi assoluti geni dello strumento e della musica, che è proprio così, cioè quando tu fai piazza pulita del tuo ego e ti metti in una disposizione, a disposizione del suono, e la musica arriva, e arriva, ve lo garantisco, arriva sempre. La tecnica, le tue capacità, le tue conoscenze servono per poter trasferire nel modo più efficace possibile il segnale che arriva. Allora, Jarrett in questa serata, per esempio,
Perché dicevo che potrebbe essere, che è inviso a tanti appassionati di piano jazz? Perché fondamentalmente lui apparentemente suona molto semplice. Allora, tutta la prima parte che io suona semplice e con logiche armoniche inattaccabili. Allora, lui è triadico. A volte sfugge al free più puro. Assolutamente, perché lui, per esempio, in tutta la prima parte, al minuto 2:16 lui entra con questo pedale di si naturale, che dura per un po' di battute, ma poca roba, perché a 2:53 entra proprio in quella che io chiamo area 1, dove lui alterna per oltre 8 minuti, praticamente arrivando praticamente quasi a 10 minuti di roba, poi ci sono delle sostituzioni, cioè, ma alterna tutto il suo costrutto musicale su due accordi, di La minore e Sol maggiore, cioè due accordi che sulla chitarra impari a fare la seconda lezione, ok? Quindi, che fra l'altro sul pianoforte implicano l'utilizzo solo di tasti bianchi, quindi di per sé la roba più semplice del mondo, cioè se tu prendi La minore così, sono tre note alternate e le sposti di un tasto indietro, c'è Sol maggiore che ti aspetta, tu non devi fare nulla. Se tu ti fermi a questo, effettivamente siamo di fronte a Richard Kleinemann, a Steven Stax, siamo di fronte a Giovanni Allevi, siamo di fronte a Einaudi, e poi mi fermo perché già qui ne ho sparati di quelli che già mi crocifiggeranno solo per aver fatto questi nomi. Però la semplicità, ma quello che accade nella sua mano destra, nell'interrelazione tra la mano sinistra e la mano destra, e quello che va a fare la mano sinistra oltretutto su queste due semplici accordi di La minore e Sol maggiore nel corso dei 10 minuti che si susseguono nel primo movimento, sono assolutamente straordinari. C'è oltretutto un controllo del timing devastante, perché lui ha questa esuberanza, però al tempo stesso una classe straordinaria, per cui riesce a spostare di micro bit, capito? Micro frazioni di tempo, avanti e indietro sul tempo, questa cosa, e noi siamo cullati dentro questa specie di ritmo che è rotondo e che ci porta con sé dove cazzo vuole, perdonami l'espressione, ma... È così, è esattamente così. Non è un caso, comunque, che questo disco ha venduto 4 milioni di copie, che appunto indica come, pur mantenendo questo livello altissimo dal punto di vista contenutistico, sia riuscito ad arrivare a un sacco di gente, a cui credo pochissimi altri jazzisti sono riusciti ad arrivare. E questo, secondo me, è un altro grande segreto. Fra l'altro, non credo di andare troppo lontano quando dico che questi 4 milioni di copie di dischi, di cui credo almeno la metà nel breve periodo subito dopo la pubblicazione, sono quei soldi che hanno consentito a Manfred Eicher di consolidare e trasformare l'SM, che fino a quel momento era certamente un'etichetta importante, già interessante, ma non aveva appunto quella diffusione, quella potenza, parliamoci chiaro, anche dal punto di vista commerciale, che ha acquistato subito dopo o negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione del Cold Concert. Per cui, insomma, anche da quel punto di vista, credo che più di uno debba ringraziare Keith Jarrett e le sue intuizioni. Apro una parentesi per dire al nostro gentile pubblico che ci sta guardando che il mio aspetto stravolto, un po' paonazzo, non è legato né all'abuso di sostanze equivoche né all'abuso di alcol, ma a un raffreddore di rara potenza che mi sta flagellando, e quindi partirà anche la tosse fra un po', per cui fa parte tutto della live vera che stiamo vivendo e a cui non avrei mai voluto rinunciare. E quindi, chiusa parentesi, torniamo al nostro Keith Jarrett e al Cold Concert. E l'aspetto tecnico, la registrazione, anche questa si sono letti fiumi di parole e articoli pro, contro, chi critica una certa asprezza del pianoforte, eccetera. Io, che baso il mio ascolto sul CD di prima edizione, quindi non sui vinili, ma sul CD di prima edizione, il vinile
vinile ce l'hai tu, eccolo lì. Come si vede, anche molto usurato, reca gli anni proprio di... Assolutamente. Dicevo, dal mio punto di vista, con un ascolto fra l'altro critico che ho fatto in questi giorni, con il mio impianto di riferimento, il disco non è assolutamente... la registrazione è fantastica, solo che va a fotografare un pianoforte che era di per sé disastroso, e questo accordatore è riuscito a fare i miracoli, però certamente si nota uno strumento che non ha bassi profondissimi, e del resto era un mezza coda o al massimo un tre quarti. Gli alti sono molto squillanti, ma sono squillanti perché secondo me lui ha dovuto tirare quella parte delle corde per trovare un equilibrio di intonazione decente, e quindi ha portato abbastanza sull'intonazione, e quindi il risultato è questo. Ma la registrazione di per sé è fantastica, è il pianoforte che, ripeto, non è il gran coda Steinway, ad esempio, del concerto di Parigi o di altre pubblicazioni altrettanto note e successive. Tu che ne pensi? Confronto al CD vinile? Allora, io sono assolutamente d'accordo. Infatti, quando leggevo di registrazione pessima, di pianoforte scampanellante, di cose assurde, cioè io dicevo, boh, io devo avere l'impianto che non funziona bene, perché sul mio suona in maniera decente. Sia che io, adesso ultimamente ho delle Tannoy, come sai, prima avevo delle Magne Planar, cioè ce le ho ancora, ma cambiando, ma anche quando avevo il negozio, che ascoltavamo con vari impianti, l'ho sentito in mille situazioni diverse, perché anche alle fiere dell'Hi-Fi c'è sempre qualcuno che prima o poi arriva col Grosser. E secondo me, io ritengo che la registrazione non sia per niente pessima, sono contento che tu lo dica, credo sia stato effettuato, non l'hai detto, ma credo che sia stato effettuato un close miking per questo. Sì, si vedono anche i microfoni in alcune fotografie, erano due Sennheiser, proprio in close miking. Secondo me c'erano anche due microfoni ambientali, perché l'ambiente non è frutto di riverbero, secondo me. L'ambiente è proprio quello della sala, del resto sala molto grande, con un eco molto lunga, quindi un'acustica molto generosa, e questa in parte rientra già nei microfoni del close, ma secondo me c'era almeno un'altra coppia di microfoni ambientali, che nelle foto non si vedono mai, però io li sento. Purtroppo sì, questo io ne parlai a suo tempo con il mio carissimo amico Roberto Masotti, che come sai è il fotografo delle CM e che ha fotografato Jarrett, tantissime volte c'è anche un volume suo dedicato a Jarrett, e proprio diceva che mi era dispiaciuto di non poter essere presente a questo concerto. Pensa cosa sarebbe stata una documentazione sua, che lui era così scrupoloso con... Dunque, allora, diciamo che il suono a me piace. La cosa che io percepisco è l'ossessione di Jarrett nel cercare di tirar fuori tutto quello che poteva da quello strumento lì. Esatto. Cioè, proprio lo senti che delle volte insiste su delle idee e su delle aree del pianoforte, proprio perché lui non ha a disposizione tutto lo strumento. Certo. E quindi praticamente quando invece si lancia su in cima, che c'è questa famosa cosa dello scampanellio, però qual è il problema? È che si fa di tutte le erbe un fascio, no? Allora, se senti quella roba là su in cima, quando lui fa quel trillo là su in cima, ecco che improvvisamente tutto il pianoforte scampanella, no? Sono pochi secondi nel quale lui ha deciso di utilizzare quella roba là come un effetto particolare che a lui serviva. Certo. Oppure, cioè, come dici tu, i bassi sono un po' gommosetti, mancano un po' di quella profondità, usiamo quelle terminologie, il nero infrastrumentale, vogliamo parlare del nero? Non c'è nero infrastrumentale, è un disastro, è una pessima registrazione, mi rendo conto, non l'avevo considerato, il nero infrastrumentale non l'avevo considerato, parafrasando il grande cantautore romano che ben conosciamo. Esatto. Okay. Allora, ecco, secondo me, vedi, mi impressiona molto come lui riesce, per esempio, tutta la prima parte, no? Tutta che dura 26 minuti. Sono 26 minuti di delirio, che è diviso in tre macro aree, no? C'è questa prima, come dicevo, prima
cincischia un po' in giro, appunto con questa idea del campanello di sala, poi si attesta su questi due accordi, va avanti praticamente fino al minuto, me lo sono preso nota, 14:13, qui davanti a me lo schema che ho trascritto, e poi a un certo punto c'è quest'area 2 che è principalmente in una tonalità di mi bemolle maggiore, quindi lui passa da sol maggiore a mi bemolle maggiore, e in quest'area di mi bemolle maggiore che si alterna a un do minore, quindi sono lo stesso accordo con un basso diverso, è una sezione più meditativa, dove arrivano una serie di citazioni straordinarie. Abbiamo addirittura Puccini a un certo punto, cioè proprio, e tu senti Puccini, poi senti, c'è un tema, aspetta, si chiama Brian Song di Michel Legrand, è un piccolo temino che a un certo punto compare così dal nulla e ci porta poi c'è Aaron Copland, cioè senti quel suono dell'America, perché ricordiamoci che Jarrett, secondo me, già con Charles Lloyd aveva sviluppato ampiamente questo modello di elaborazione del pop folk nel jazz, l'uso della triade, cioè di accordi che partono da una semplicità, cioè da accordi proprio da, mi verrebbe da dire, da dai che cantemo, capito? Cioè da spiaggia, da boy scout, cioè dove non dimentichiamoci che il primo disco di Jarrett, pochi lo sanno, ma è un disco nel quale lui voleva fare il cantante di pop. Questo mi manca. Sì, ci sono, ti mando poi degli guarda, cioè lui canta, sembra un Bob Dylan dei Noantri, capito? Mm-hmm. Cioè lui canta, suona tutti gli strumenti, fa, quindi lui, quest'anima popular, nel senso americano del termine, è molto evidente in lui e permarrà per tutta la sua carriera, perché anche quando si lancia in quelle cose terrificanti, quasi dodecafoniche, no? In Radiant, per esempio, in quegli album lì, oppure in alcune cose con il trio, dove proprio si senti che si arrovellano, si attorno, però rimane sempre quell'anima pop. E secondo me è questo che i jazzofili non sopportano. Certo. Lui è fortemente collegato alla canzone americana, cioè proprio la Prairie Song, capito? Che è poi quello che aveva Copland, che quando noi ascoltiamo Aaron Copland, io mi si riempie il cuore, perché tu senti una trasposizione, se vuoi, intellettuale, di un mondo che è fatto delle grandi praterie, che è fatto delle grandi metropoli americane, che è poi il mondo che deriva da Ives a sua volta, no? Allora, da Charles Ives. Sì. Qui dovremo aprire un capitolo che sarà per la prossima puntata, perché in questa tormentata chiacchierata flagellata dalla mia tosse hai tirato fuori un tema, secondo me, capitale e definitivo nella lettura del jazz da quando è nato a come è arrivato ad oggi. Perché che il jazz sia nato in America direi che non abbiamo grandi dubbi. Dovresti parlarne con Marcello Pira, se ha delle opinioni diverse. Beh, vabbè, ognuno ha le sue e buonanotte. Allora diciamo che il jazz nasce con Bach, ma non è questo il senso del discorso. No, dicevo, il jazz nasce nell'ossatura della canzone, cioè c'è poco da fare. È uno sviluppo della canzone, non è un caso che fra gli anni 30 e 40 ci sia appunto il timpanale, cioè un pescare a piene mani gli standard. E cosa sono gli standard se non andare a prendere la canzone e rielaborarla in chiave jazzistica? Chiave jazzistica vuol dire con il linguaggio del jazz, quindi applicando l'improvvisazione e nei casi più estremi togliendo addirittura la melodia e giocando solo sulle armonie. Infatti quanti sono i brani jazz che si attribuiscono ai jazzisti semplicemente perché tolgono la linea melodica, però partono chiaramente da quella canzone lì, loro sanno che partono da quella canzone, però siccome hanno tolto la linea melodica, allora se la attribuiscono. Qui ci sarebbe un altro capitolo che sarebbe relativo al diritto d'autore, a come funziona. Esatto. E per arrivare però dopo alla rottura del bebop, insomma, il jazz nasce nero, se ne impossessano i bianchi,
E negli anni 50 i neri dicono no, adesso me lo riprendo, ma se lo riprendono con la arrabbiatura dei neri degli anni 50 e estremizzano, cioè insomma il free nasce in quel momento lì, nasce assieme al bebop, è anche molto una forma di protesta verso questo intervento, quindi qui entriamo veramente nella sociopolitica musicale. Per così dire. Diciamo che ci sono più possibilità. Cioè, nel senso che è vero che jazz ha una grossa matrice afroamericana, ma non possiamo dimenticare l'apporto, non è nazionalismo il mio, è semplicemente degli italiani e degli ebrei. Cioè, nel senso che la cultura ebraica e la cultura italiana sono stati, lo stesso Louis Armstrong racconta, e questo è uno degli argomenti che io porto, per esempio, quando sento parlare tanto di BAM, che è questa corrente, tu sai, no, che in America molti post Marsalis sostengono sostanzialmente che jazz sia una parola razzista, e che invece bisognerebbe parlare più di BAM, cioè di Black American Music. E quando io però sento parlare in maniera troppo, come dire, da tifoseria, ecco, di quelle cose, non posso non ricordare di come appunto la componente degli immigrati europei abbiano fornito un determinante contributo. In particolare, ripeto, Armstrong racconta che proprio da bambino la sua grande passione era il canto lirico. A New Orleans lui andava ad ascoltare fuori dai teatri i grandi cantanti lirici, e abbiamo registrazioni di casa di Armstrong dove lui, già ancora negli anni 50, cercava di imitare le inflessioni delle voci di Mario Lanza, per esempio, nel cercare, che pochi sanno, oggi pochi si ricordano di Mario Lanza, ma dovete sapere che fino all'avvento di Elvis Presley, Mario Lanza era uno degli artisti che vendevano in assoluto di più al mondo, i dischi. Allucinante. Cioè. Sì. E quindi lui cercava di imitare le inflessioni del canto lirico. Quindi, e questo vale anche per il discorso del free, se pensiamo che i primi brani registrati di musica atonale sono di Lenny Tristano, che non è propriamente un afroamericano, no, e nel suo gruppo non c'era nemmeno un afroamericano, perché c'era Billy Bauer alla chitarra, Jerry Mulligan, Lee Konitz, Eddie Safransky, questo era il gruppo principale. Poi ovviamente Miles capisce il tiro e da lì nasce tutto il cool jazz, come sapete, ma le prime Intuition e Digression sono questi due brani che Lenny Tristano registra, e che sono le prime testimonianze di un jazz informale, cioè nel senso di senza forma. Chiaro. Poi però, come dici tu giustamente, parte la parte del free, quella più incazzata, quella dell'Art Ensemble of Chicago, quella di tutta l'avanguardia di Chicago, appunto, e di lì c'è tutto, e poi c'è quella europea. Io credo che il jazz sia principalmente, e questo fa anche il nostro gioco, il jazz sia principalmente un linguaggio, se è un linguaggio, una serie di linguaggi, di lingue che si fondono. È proprio l'arte ecumenica per eccellenza, cioè tutto fluisce all'interno, e diciamo che è molto più facile dire che cosa non sia jazz di che cosa sia jazz, e questo è quello che fa fatica la gente a capire. E allora ti dice, ma se non c'è swing, se non c'è non è jazz, capito? Se non c'è la batteria che fa cin cin cin, se non mi fa battere il piedino non è jazz, allora prendi Bill Evans e butta via tutto, voglio dire, o lo stesso Jarrett, perché allora sicuramente il concerto di Colonia non è jazz. Secondo questi criteri qua, questo assolutamente, perché ci sono le triadi, quindi strutture semplici da un punto di vista semantico dell'armonia, abbiamo degli scambi, interscambi modali che scorrono lungo tutto l'asse delle, adesso non voglio complicare le cose per non annoiare i nostri spettatori, però diciamo da un punto di vista tecnico è tutto spiegabile. Solo che quello che è misterioso è come Jarrett riesca ad amministrare delle masse sonore così importanti, per durate così importanti, mantenendo la nostra attenzione sempre viva. Allora, è chiaro che se noi ci concentriamo solo su quei due accordi, dopo 8 battute abbiamo già capito il giochino. Sol maggiore, la minore, sol maggiore, e avanti così.
Ma non è questa la questione. È quello che accade sopra, è la narrazione, è la solita vecchia storia. Cioè, è più importante, quando vai a teatro, è più importante il testo o come quel testo viene recitato? Certo, certo. Perché allora che senso ha ascoltare Arturo Benedetti, Michelangeli o Sviatoslav Richter o Glenn Gould o Andra Schiff? Chiaro. Intanto è sempre quella la roba, no? Certo. Alla fine suona sempre la sonata di Beethoven, ciao. Allora a quel punto, senti, eliminiamo tutti gli interpreti, noi infiliamo la partitura dentro il computer, lo facciamo suonare da un MIDI, come un file MIDI, e abbiamo la lettura perfetta. Attenzione che ti stai infilando in una strada pericolosa, perché è quello che faranno a breve, lo faranno molto meglio che con il file MIDI, come ben sai, per cui... Non chiamiamo in anticipo quello che comunque ci toccherà subire fra un po'. Sai, alla fine, vuoi che ti dica una cosa? Io da compositore ed artista, io ho la fortuna di essere uno dei tuoi artisti, quindi credo di godere della tua stima, altrimenti non avresti mai voluto che io registrassi per te in questi anni. Io sono, ogni tanto sono quasi contento, perché diventa una sfida. Cioè io sono sicuro di avere qualcosa da raccontare e questa non è presunzione. Certo. E quindi, cioè, io sono convinto che veramente la qualità umana sia la qualità umana. E tu lo sai che io sono anche un tecnocrate, tu lo sai quanta elettronica uso nella mia musica, quando faccio le mie robe, computer, sono dei progetti dove suono solo con il computer. Sì, però l'elettronica che usi tu è al tuo servizio. Stiamo andando nella direzione di essere noi al servizio dell'elettronica, che è una cosa molto diversa. Esatto, ma noi dobbiamo resistere. Certo. Infatti, guarda, c'è un mio intervento su musica e resistenza, no? Che tutti pensano sempre, cioè qualcuno potrebbe anche pensare che si abbia a che fare solo con una questione politica, storico-politica. Ma no, la resistenza è un'altra roba. La resistenza vuol dire essere qui e fare quello che noi dobbiamo, quello che siamo chiamati a fare da quella famosa entità che se vuole si presenta e se non vuole non si presenta. Allora a quel punto qual è il senso? Per me il fatto di resistere è una... Cioè, ecco, Jarrett secondo me rappresenta... Io consiglio a tutti di vedere l'intervista che gli ha fatto l'anno scorso Rick Beato. Mitico. Mitico di Beato e mitica quell'intervista, sì. Cioè, dove viene fuori l'umanità totale, di, capito? E qualcuno, anche dei miei colleghi jazzisti, guarda caso, ha avuto anche il coraggio di dire che è stata una strumentalizzazione, che non avrebbero mai dovuto andare da Jarrett, messo in quelle condizioni, e fargli un'intervista di quel genere, che ha puntato sul pietismo. Io invece non sono d'accordo. Neanche io. Ecco, perché lì invece... Prima di tutto è Jarrett che ha scelto di farla, quindi sarà libero un uomo nel pieno delle sue facoltà di decidere di fare quello che gli pare. Certo. Di sicuro Jarrett secondo non ha bisogno di una iniezione di celebrità. No, perché... non solo, ma scusa, fammi sottolineare che credo che non sia ancora nato e non nascerà mai nessuno in grado di dire a Jarrett cosa fare. Perché bravissimo. Se ha sempre fatto il cazzo che ha voluto, se mi si passa il termine voluto, e... è proprio Keith Jarrett, quindi... Assolutamente. Anche Manfred Eicher, che tu giustamente hai citato prima, Manfred Eicher è uno dei più grandi produttori della storia, è inutile che stiamo a fare generale. Certo, assolutamente. Si è inventato un mondo sonoro, vi piace, non vi piace, è un problema vostro, non è un problema né mio, né di Marco, né di Manfred Eicher. Chiaro. Perché lui ha inventato un suono. Eh sì. Un bel suono dopo il silenzio, come lui ci teneva a sottolineare nelle sue prime pubblicità. Allora, cioè, secondo me... nemmeno Eicher era in grado di dire a Jarrett quello che no, voleva. Ma io ne sono convinto al 100% proprio. E guardate che io ci ho parlato con Eicher, è un personaggio veramente, cioè se c'è un uomo che ha un ego ipertrofico non siamo né io né Marco, Certo, del resto per arrivare dove è arrivato lui senza particolare santi in paradiso o sei così o non ci arrivi. Esatto, e lui è un uomo molto determinato, però ha capito che l'unica maniera che aveva per far funzionare il suo miglior, perdonatemi la cosa, cavallo di razza, cavallo, certo, era quello di lasciarlo completamente libero nelle sue praterie. Sì, sì. E fidarsi. Allora,
questo allora ci viene da dire, ma allora forse non aveva un ego così smisurato, perché o forse era l'interesse che gli... è un delicato bilanciamento, secondo me. Era intelligenza. Lì ha capito che se lui voleva ottenere, e quando un artista ti regala un disco in quelle condizioni come Köln Concert, secondo me non ci sono tante discussioni da fare. No. È come la Miles Davis per la Columbia Records. Cioè, quando ti porta a casa un risultato come Beaches Brew, gli vai a dire che cosa deve fare al prossimo disco? No. Certo. Senti, concludiamo direi a questo punto, a questo video, tanto tutti sanno che sarà solo una tappa prima del prossimo. E... un'ultima cosa che mi sento di sottolineare è: non sottovalutiamo poi la presenza di Steve Reich nella musica di Keith Jarrett. Steve Reich, che poi inciderà anche per ECM il famoso Music for 18 Musicians e altri lavori. Perché questo modo di lavorare di rimanere sulle forme, facendo delle micro variazioni, delle micro modulazioni ritmiche, è tipico proprio della musica di Steve Reich, del Fuzzy Music e di tutto il resto. Bene, ci salutiamo ricordando due cose nell'ordine. 1000 dischi per un secolo, che è il fermaporte di cui parlavamo all'inizio, eccolo qua, e l'ultimo gold disc Velvet Luna, che ha un titolo che mi piace tantissimo e mi è piaciuto fin dal primo minuto che me l'ha proposto, cioè Gira l'anima, ed è il disco nuovo di Pietro Ballestrero e Tiziana Cappellino, che vedete scorrere adesso in copertina. Bene, è una doverosa micro pubblicità per le nostre cose, credo che fosse d'uopo, come dire, in conclusione. Enrico, muchas gracias. Grazie a voi, grazie a te. E hasta luego. A presto. E a presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.